Buongiorno. 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 Eccoci qua. Quali le linee guida di questa crescita comunale toscana sostenibile, come le ha definito in questo saluto ai cittadini toscani il 31 dicembre, nello stesso tempo capaci di affrontare questa crisi? Ma io credo che ci sia innanzitutto bisogno anche da parte della politica di creare una prospettiva, un clima culturale, di pensare diversamente al futuro della Toscana. Troppo spesso questa regione rischia di star seduta, rischia di vedersi e di accettare una situazione di lento declino. Io credo che ci sono invece, come dimostra questo polo tecnologico, energie che, se opportunamente supportate e anche sollecitate, possono descrivere uno scenario diverso di una Toscana che cresce, che si sviluppa, che è competitiva a livello internazionale, che qualifica il suo sviluppo, che non si può pensare che questa possa essere solo la regione dello sviluppo immobiliare oppure la regione del turismo, altro settore importantissimo. Questa può essere anche la regione della ricerca, delle imprese che stanno sul mercato con un grosso valore aggiunto, la regione che valorizza i propri centri di ricerca e che da questi trova lo spunto per creare impresa. E mi sembra che insomma, il polo tecnologico di Navacchio sia da questo punto di vista un'iniziativa di successo. Ecco, noi dobbiamo guardare di più, sicuramente anche all'intervento nelle situazioni di crisi, perché queste ci sono e richiedono ovviamente da parte delle istituzioni l'attenzione, la cura necessaria. Ma dobbiamo guardare di più, a mio parere, alle situazioni di successo e premiare di più il merito e provare a riprodurre e a supportare queste situazioni un po' in tutta la regione. Credo che da qui venga un'indicazione molto interessante e questo dimostra che è possibile farlo, quindi dimostra che indicare una crescita di qualità per la Toscana non è scrivere sull'acqua, ma scrivere su basi solide, su risorse umane, su intelligenze, su capacità che in questa regione ci sono. Quali forze politiche si augura di portare avanti questo progetto? Con chi ci sta, insomma. Credo che bisogna partire da un'analisi puntuale del programma. Credo che una Toscana che si vuol salvaguardare sotto il profilo della tutela ambientale, della tutela del suo paesaggio, si sposa con una Toscana che ha uno sviluppo di qualità. Diversamente un ambientalismo che dice soltanto no rischia di spingere proprio una regione come questa, io dico, a mangiarsi il patrimonio, insomma, e quindi anche a distruggere i valori costruiti nel passato. Se vogliamo mantenerla, la Toscana delle bellezze, se vogliamo svilupparla, dobbiamo avere uno sviluppo qualitativo. Grazie. Grazie.